vostra eccellenza, prego, prego, accomodatevi, venite, venite nella mia unica esperienza, prego, prego, ecco qua, venite, accomodatevi qua, ecco, vedete, prego, pure voi, signore, accomodatevi, prego, portate della da bere, presto. Prego, prego, venite da questa parte. Prego, ma che onore stasera, accomodatevi. Prego. Ora, chi mi chiama? Saluto a lei, prego, accomodatevi, prego, permettetemi di ospitarvi nella mia umile osteria, prego, prego, servite a bere, portate qualcosa da mangiare, prego, ecco. Pace a voi, amici miei. Pace a te, amico Baldassarre. Come è andato il viaggio? È stato lungo e molto faticoso. Nicodemo, le mappe. Nefros, le mappe. Io ho studiato questa costellazione. Anche noi stavamo controllando le nostre carte. Che cosa vi ha portato qua? Ecco, le stelle. Tante stelle. Ma guarda, guarda. Ivrea. Ivrea. E anche da me, Ivrea. Avete ragione, anch'io vedo sulle mie carte le vostre stesse stelle. Guardate, i nostri studi sono praticamente identici. È veramente un miracolo. Le nostre mappe indicano le stesse costellazioni. Guarda! Guarda, abbiamo nelle mappe la stessa stella, Lira, Lira, Lira. Ma abbiamo un problema. Sono sicuro che Erode fa sorvegliare bene le sue frontiere. A quest'ora saprà che le abbiamo attraversate. Si chiederà certamente il perché. Quando lo incontreremo, dovremo rispondergli con le parole di Baldassarre. Seguo quella stella ovunque mi guidi. Ma cosa troveremo? Tutti i miei calcoli confermano l'arrivo di una creatura celeste, una nuova stella. Erano perfino precisi sul posto e sul luogo. E così mi sono messo in viaggio per verificare l'esattezza di questi segni. Non sapevi altro? Solo che avremmo visto un prodigio. Le stelle
non sono creature indifferenti avulse dalla vita degli uomini. Il sorgere di una nuova stella richiede un immenso travaglio delle sfere celesti, che ha sempre una sua corrispondenza in terra. L'universo sta preparando un evento straordinario. La tua stella, amico Baldassarre, è certo un segno prodigioso. Il divino Zoroastro dice: il nuovo profeta un giorno si mostrerà tra la gente di terre lontane, e in un primo momento la verità che rivelerà sarà rivolta soltanto al suo popolo. C'è una sola verità. E uno solo è il Dio. Tutti gli altri sono vani. Il popolo di Israele questo lo sa. Molti dei loro profeti lo hanno provato sempre. E le loro scritture confermano in pieno tutte le nostre previsioni. Un re sta venendo alla luce. È ora di andare, di rimetterci in cammino. In cammino? A quest'ora? Ma che dite, signori miei? No, è sera, fa freddo, no? Le strade non sono sicure, riposatevi e domattina ripartite con calma. No, no, abbiamo fretta. Dobbiamo seguire la stella. Fretta, stella. Ma perdonate il mio ardire, signori. Avete vestiti così belli, parlate così bene, avete tanta gente al seguito, ma con chi ho l'onore di parlare io? Io sono Gasparre, re persiano dell'isola di Egriseula. E voi, eccellenza? Io sono Melchiorre, re persiano della Nubia. E voi, eccellenza? Sono Baldassarre, re della Gondolia. Oh, che onore! Tre re in una sola serata, nella mia osteria. E perdonate ancora il mio ardire. Avete parlato di una stella? Sì, noi seguiamo tutti e tre la stella. Seguite la stella? Ma ce ne sono tante. Non come quella. L'abbiamo vista sorgere. È la stella annunciata dal profeta Balaam. La vedo, ma non ora. La guardo, ma non da vicino. Una stella si muove da Giacobbe, si alza uno scettro da Israele. È l'astro luminoso che nella dottrina di Zoroastro doveva apparire alla nascita di un fanciullo partorito da una vergine. Astro luminoso, vergine che partorisce. Mi state confondendo le idee. E dove dovrebbe nascere questo bambino? Ma a Betlemme di Giudea. Così è scritto per mezzo del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò la promessa di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia. Egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. E se non sono indiscreto, cosa portate in dono a questo bambino speciale? Oro, segno della sua regalità. Incenso, segno della sua venerazione per la sua divinità. Mirra, perché egli è l'unto che deve salvare l'umanità dal peccato. Ma allora voi cercate il figlio di un re? No, cerchiamo il figlio di Dio. Il figlio di Dio. Sì, così predisse ai suoi figli Giobbe prima di morire.
Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Scusate ancora il mio ardire. Un'ultima cosa oso chiedervi. Posso venire con voi? Certo, tutti possono venire con noi. Presto, ripartiamo per Betlemme. La stella ci indicherà il cammino.